ormai sei il capo, ma in più è quello che costruisce, deve costruire le rete, costruire non solo il trucco cavi d'acciaio. Io posso stampare a centimetri 7 km di rete con 20 milioni di nodi a centimetri. Il RISE è l'unico responsabile. Ma la mattanza? La mattanza è l'atto finale della pesca del nord. Se noi fossimo degli agricoltori, perché io mi sentivo anche un agricoltore, un contadino di mare, l'albero, noi piantiamo un albero, la difficoltà è farci fare il frutto, non è raccogliere il frutto. Allora l'albero lo devi seminare, innestare, cucinare per farci fare il frutto. Non deve sbagliare, deve conoscere le correnti marine, sfruttandole, deve conoscere le abitudini dei tonni. E una delle prime cose, il senso rotatorio dei tonni, questo è indispensabile. Ci dicevano le pegliere, togliendosi col capo, non si incazzava. Solo quando c'era freddo, pioveva, il Raisi gli diceva non toglietevi col capo. Si arrivava in tornare e si salutava ai santi che erano sulla croce della porta d'entrata dei tonni. Parlo di San Pietro. San Pietro, il santo protettore della comunità. Si salutavano i santi e si augurava la buona pesca alla comunità. Ho letto però, non so se è vero, che lei ha introdotto anche una preghiera della montagna. Sì, è vero? San Romedio. Come mai? Perché ero stato nel santuario di San Romedio nella Val di Nonno. Allora, per il 2006, c'era qualcuno che voleva dividere l'Italia. E ho detto, perché invece non cercare di unirla mare e montagna? E hanno parlato i giornali. Ho messo San Romedio, da 1000 metri d'altezza, sulla croce, e qualche volta si è fatto pure il bagno in mare. Perché sono 41 anni che io sono tornato a Fermiana, ero stato 11 anni in Germania e quel che io cercavo fuori da Fermiana non me ne ero accorto che lo aveva Fermiana. Il prossimo anno si calerà la tonnara facilmente, io non sarò con le vesti di Dario. Spero che se quello lì che è stato prima di me si vesta con gli abiti non da bimbo, perché il soprannome era bimbo, cioè bambino, si vesta con le vesti di uomo, il mare da rispettare. Io penso che non passano mai 48 ore senza sognare il tonno, ho letto il tonno. Io sono sempre un giorno fisso. Donne. Tonni e donne. Una copiata!